Quindi, bentornati in Outlaws. E ci dovrebbe essere un robottone nella mia nave, giusto? Ehi, sì, dove sei? T'ho sentito, eccoti. Salve. So, what are the rules here? How do we make this work? You don't betray Jaylen, and I don't blast you. So you're my babysitter. If that is what you want to call it, fine. With Sliro after you, you clearly need protection. What's Lero's problem? He runs a whole syndicate. Who cares about one stolen ship? You broke into his mansion, hit his vault, and stole his ship. I imagine Sliro wants you and whoever you worked for to disappear. For good. With me on board, you might live long enough to complete the job this time. Uh-huh. Just, stay out of my way, alright? Now let's go. Okay. Whenever you're ready. Quindi questo robot è entrato nella mia nave come garanzia che manterremo gli accordi presi, ma anche come guardia del corpo, apparentemente. Questo robot è collega di un tizio che ci ha salvati insieme a lui e dal tradimento di Waka, tra l'altro, che era il nostro amico che ha rimesso in piedi la nave, bastardo. Però adesso abbiamo un accordo da mantenere e soprattutto la nostra protagonista non ha alcuno scopo nella vita. La sua storia non ha al momento scopo, quindi dobbiamo raggiungere la libertà, dobbiamo seminare chi ci sta cacciando o distruggerli, quindi seguiremo questa strana causa. Adesso teoricamente la novità è che possiamo anche saltare a velocità luce. Your hyperdrive is offline. Come fuori? Yeah, this nav computer will fix that. Can you Giusto. Abbiamo rubato il navi computer, ma non l'abbiamo ancora installato. Oh, right, the team. I know a droid smith on Akiva. What do we do about the others? Jaylen's left you a list of contacts and I've plotted their coordinates. If you want to recruit your own droid smith, I can tell him. Other than that, there's a heavy we could recruit on Tatooine, and a safecracker on Kijimi. Which is where I'd recommend going first. But it's your choice. Premi per aprire il menu iperspazio. Ok, quindi abbiamo tre persone da reclutare su tre pianeti. Kijimi, Akiva, Tatooine. Vabbè, sentite, io andrei su Tatooine. Pianeta più famoso della saga di Star Wars. Siamo pronti a saltare nell'iperspazio? Aspetta, come si fa? Let's punch it. Here next. Treats. Oh boy. Ti sei unita all'equipaggio. Nuovo slot amuleto minore. Dopo essere a malapena sfuggita a Vale, il cacciatrice di taglie degli Zerek Besh Kai cerca di conquistare la libertà decidendo di partecipare al colpo della vita con Jaylen Vrax. Collabora con il suo droide Sicario ND5 per reclutare una squadra. Sì sì, bello. Il salto nell'iperspazio è bello, poi controller con le vibrazioni giuste, ci sta. K-Vess isn't working alone. Before I built Zerek Besh, my family built ships on Corellia. Did you know that? I did not. This model, the EML-850. Inconspicuous. Virtually indestructible. Perfect for the underworld. But they were expensive. Durasteel plating alone cost a fortune. There was a BX commando... Unfortunately, there were other ships that could do the job for much less. I just need more time. I hire you because you are one of the best hunters in the Outer Rim. Then I tell you someone broke into my private vaults and stole one of the last EML-850s in the galaxy, and you assumed she was working alone. Do you know what happened to these ships? Destroyed.
repurposed. Scrapped. Do you understand? Che poi in realtà lavorava da sola. Lavorava e come da sola. È un caso che sia stata trovata in compagnia di sto robot. Tatooine is hot territory, but the pipes have been muscling in. Ah, stanno combattendo, bello. Looks like tensions are boiling over. So you brought us to a no, war zone. Non devo sparare. Great plan. Think of it as an opportunity. More work for someone like you. I'm going to ask my contacts down there. See if they can set you up. I can find my own contacts. You can try. Vai, inizia l'atterraggio. Quanto ti piace Star Wars da 1 a 10? Ma in generale, dici? No. 8. Attualmente 8, dai. So, who are we looking for? Name's Haas, our heavy. Heard he once took out two Imperial squads using nothing but their own weapons. I like this guy. I cannot confirm the validity of that story. He's a legend with a blaster ND, and we need him if we want any chance of getting out of Sliro's vault alive. Haas was recently arrested by a small-time sheriff for looting vaporators. Not very legendary. With his rep, he probably planned it. Possible. What, you don't trust Jalen's people? I don't trust anyone. Not even me? Bentornato, Matteo. That's fair. Buonasera Eren, buonasera Blazer, ricordo che la sub con Prime è gratuita, grazie. Matteo che comunque fa la livello 2, eh. I'm off. Okay then. You've got some items waiting for you, Kay. Got it. C'è della roba che mi aspetta, in che senso? Hold on, Nyx. Arrivati. Cioè, in realtà dobbiamo trovare questo tizio che è stato, che sembra essere un guerriero incredibile, cioè un combattente. Ah, ok. Allora scendiamo. Dicevo, questo tizio che è un ottimo soldato, diciamo, col blaster, ma che si è fatto arrestare per una cazzata. Dobbiamo trovare lo sceriffo e offrirgli uno scambio. Great. Is the town supposed to be this? Infatti, non c'è nessuno empty? Qua. Don't know. But keep sharp. Sei tu lo sceriffo? Sembri uno sceriffo. You look lost. Hey, I'm looking for a guy named Haas. You with the Huts? I'm with myself. Then you picked a bad time. Mi sa che è lui. Heard you were coming. Quint? Sada Chuba? No, non è lui. Chitinka, Uba Pumaguna, Kionaka's Eldagin. Not anymore. Sheriff Quint now. Sheriff? Joy Bata. Gigi Sashut Watashe Haas. That makes two of us. You're a few days too late. He's gone. Aku. Uba Graba Mulira on his Ubas? No. He was hitting my town. I stopped him, had him in my cell, then he escaped. Disappeared. Wasn't worth my trouble after that. Aba Uba Venta Noatinka, Kava Stufpono Nolia, Tatooine. Bata Ji Sanopata Kunopata. Chabba de At. I'm the Kappa. You aren't taking anything from these people. Chitwama. No Jama. Sparatoria? T.
Sì, vabbè, ma che babbi, non ho fatto niente. No, che okay, lui è lo sceriffo. Forse il nome che dicevano è la persona che dobbiamo assumere. We're not done. Huts are like sun roaches. There's always more of them. Cali, grazie dei 55 mesi, buonasera. Com'è il gioco per adesso? Il gioco... Com'è? Molto, molto sotto le aspettative iniziali, diciamo così, però si fa giocare. Ok? Ah, tutto qui. Torna con Quint al suo ufficio. Quindi lui è arrestato. Il contatto che cerchiamo, che però è evaso. Dove dovremmo entrare? Qui? You after Oz's head too, bounty hunter? It's Kay, and I just want to talk to him. That's the last thing I'd want to do with that man. But I appreciate your help. Appreciate it enough to pay me back, Sheriff? I'll tell you what I told the other bounty hunters. Oz was robbing her little slice of paradise. So I cornered him at a deserted moisture farm nearby. He'd been holed up there for a while. That's where I'll start. Non è scappato allora. Better hurry. Jabba's put a lot of money on that rat. Un gioco bello, ma per il livello standard che ci si aspettava potremmo... Ma non per gli standard che ci si aspettava, ok. E... ND5. Hoss escaped. The sheriff said to try a nearby moisture farm. Let me check. Yes, there's one nearby. I'll send you the coordinates. It seems like this guy has got a lot of enemies. And inevitability in his line of work. Diciamo che attualmente sono usciti dei giochi che stanno facendo capire molte cose. Star Wars è uscito con aspettative alte e sono state ridimensionate. Di recente, non so se avete sentito, ma dopo 8 anni di sviluppo e un sacco di soldi spesi, è uscito l'Hero Shooter, che doveva essere l'Overwatch di PlayStation, di Sony, ovvero Concord. È stato un tale flop, ha venduto così poco ed è stato così poco giocato, cioè robe che non partivano le partite, che lo hanno ritirato dal mercato dopo 2 settimane. E ora rimborseranno tutti i compratori. E in tutto ciò ci sono giochi come Black Myth Wukong, ad esempio, di un team di sviluppo cinese mai sentito prima, che ha fatto record, che stiamo portando su XL come serie, peraltro, ha fatto dei record assurdi di giocatori in simultanea. Sta andando benissimo. È ovvio che è palese che la gente ormai dal mercato voglia altro. È palese che si siano tutti rotti le palle delle commercialate. Gli ultimi giochi di grande successo, Game of the Year, sono stati Baldur's Gate e Elden Ring, che sono principalmente... Baldur's Gate penso solo single player, Elden Ring ha un multiplayer proprio marginale. E le cose stanno cambiando, prima o poi la capiranno anche loro, che o si fanno i giochi di qualità o è così. E questo gioco sarà costato tantissimo, ma alla fine dei conti un Wukong che è costato molto meno gli fa il culo, vende di più ed è apprezzato di più. Quindi non c'è neanche più il discorso di dire, vabbè, tanto parto. Di dire, vabbè, fanno la cosa commerciale perché vende. No, la cosa commerciale non vende più. Cioè, inizia a vendere meno della cosa fatta bene.
E tra l'altro Wukong, rispetto a un Concorde, è stato sviluppato in meno tempo con meno soldi. Pensate un po' voi. Comunque non è un brutto gioco questo, cioè si fa giocare, però non... cioè ti aspetti qualcosa di più, anche graficamente, ragazzi, è una roba antica, cioè non ha senso. Poi a me non interessa una grafica spaccamascella. Basta che sia ispirato, no? Ora siamo nel deserto, quindi non c'è molto da vedere effettivamente. Aspetta, è quella la fattoria? No? L'ho superata. È qui. Fattoria di umidità. Non è quello che mi sarei aspettato, però giustamente penso che serva raccogliere l'umidità dall'aria per fare acqua. What exactly is this place? It's how the people here survive. You want water. You farm it from the atmosphere. Appunto. Non so perché, ma il mio controller sta vibrando all'impazzata. This could be bad. Ah. Non credo che si faranno distrarre loro, vero? Il tizio sarà qui dentro. Hoss, you here? Just wanna talk. Proviamo a entrare qui. No. Nix, put on a show. No, Nix, ho sbagliato. No, Nix, Nix, ascoltami. Devi aprire questa. Bravo. No, ancora. Hey, hold this open. Bene. Siamo sicuri ci sia qualcuno di vivo qua dentro? Sembrano esserci interazioni qua. Cosa dovrei fare? Ah, ok. Giusto. Sì, ma tienilo aperto un pelino, ti prego. Eccoci. Raccogli. Raccogli. Quindi abbiamo ripristinato la luce e anche le funzionalità della fattoria. Però da che parte lo troveremo? Questo os. Ah, c'è un tizio casciato laggiù. Bentornato, Giacomino, grazie dei 33 mesi. Sei tu? Hey, Andy. No Hoss. Non è lui. Just a dead bounty hunter and a transponder. If it still works, it'll be tracking Hoss. Speriamo funzioni. Cosa stai facendo? Ok, cioè, l'hai esaminato il corpo? Che hai fatto?
Mi sa che c'è stato un bug. Avrebbe dovuto prendere un trasponder e dire: ah, ok, lui è scappato in questa direzione. Invece non ha fatto una sega. Desolazione dello Jundland medievale. Ehi, che cazzo succede? Oh, fermo! Impazzito! Stava derapando da solo, ma che cazzo? Il problema dei videogiochi per me, a parte la storia, sono i personaggi diventati oramai sempre più blandi rispetto ad altri più iconici e meglio caratterizzati. Beh, ragazzi, avete visto i personaggi di Concord? Cioè, un hero shooter è basato sui personaggi. Ok? Guarda, andate a cercarvi i personaggi di Concord. Hey, Andy 5, is this a normal endgame for people like us? Hiding on some desolate rock, stealing from small towns to survive? If you have a death mark or two, which Haas most certainly does, you either die or disappear. Bello. So his plan was just to stay here for... If he did not have enough credits to disappear comfortably. Yeah, I guess he's desperate. That could be good for us, though. Oh merda, ci sono ancora queste cose. Li potrò... Scendi, scendi. Scappa, scappa, scappa. Ah. Fatto un casino. Dicevo, se guardate i personaggi di Concord, che è un hero shooter, ragazzi, c'è da piangere. Hanno voluto fare una lineup di personaggi inclusivi che per far sì che le persone si sentano tutte rappresentate, le solite cose, sbagliando perché probabilmente le persone non vogliono sentirsi rappresentate nei videogiochi. Anzi, penso che più spesso nei videogiochi vogliono avere il personaggio che è una versione migliore di sé. O comunque qualcuno di bello, muscoloso, potente, no? Quindi sì. Sicuramente ultimamente i protagonisti dei giochi non sono così ispirati. Anche lei non è poi così tanto ispirata. Sappiamo così poco. E poi va anche oltre, ovviamente, all'aspetto fisico. Può anche essere una questione di caratterizzazione, ma... Il caso di Concord è estetica. In questo caso dovrebbe essere caratterizzazione. Nix, I think we're being watched. Che sia lui? Il nostro ricercato? Ora voglio vedere una cosa, no? Io posso accarezzare questo piccolo cangurino, giusto? Però posso fare questo? No, non posso estrarre la pistola e spararli. E voi direte, ma perché lo vuoi fare? Sei pazzo? La libertà. È la libertà. Perché vincerà sempre un GTA rispetto a questi giochi? Se tu fossi su GTA 6, te li mangiavi sul barbecue questi, se volevi. Invece no. Puoi accarezzarli, guai a fargli del male. Poveri piccoli animaletti. C'è qualcuno che piange? Ah no, sta facendo dei richiami. Che cazzo sta facendo? Whoa, 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 I don't want any trouble. Just looking for someone.
Okay, okay. I wish I knew what that meant. Io non riuscirei a parlarci seriamente con questi. Sembra che qualcosa li stia strizzando in maniera potente i coglioni. Tipo... così. Ah, sì, ok, a destra. Ah, scusa, no, ho capito. Dritto e poi a destra, va bene. Pazzi, totali. A parte che... mi stanno sulle palle, sti qua. Sorry, what? Our rat thinks you're here for me. Only reason they let you pass. If you're Haas, then I am. Jalen Brack said you'd be good for a job, but it seems like you're busy. No, no, no. If it's Jalen, I'm in. No, and I'm the best there is. Che cazzo? Right, okay. Cosa vuol dire? Some bandits took these tattoos from Dragon Pearl. They think I'm a good hostage, but I'm not, because... and then those guys kicked me out. So, you go get that pearl back, and I'll be free for your job. Yeah? Where is it? A cave. One with bantha bones outside. It's crawling with those scum scuggers. Yes, there is. Right? You know it, partner. Keep your comlink open. No, loro mi stanno sulle palle per il fatto della madre di Anakin. Cioè, quella scena lì è stata pesante da vedere nel film. Infatti, mi ricordo quando Anakin va, scopre che loro hanno sua madre e riesce a trovarla, fa una cazzo di strage. Erano i primi segnali del lato oscuro, ma lì come potevi dargli torto? Comunque andiamo. Ecco, Anakin Skywalker. Quello è un bel protagonista, cazzo. Luke Skywalker è un bel protagonista. Cioè, hanno tanto da raccontare, comunque. Rey? Non lo so. Beh, non andremo a piedi. Andiamo. Dobbiamo seminarli? No, eh? Beh, non è un problema. Il combattimento con gli speeder è davvero triste comunque. Però almeno ti permette di gestire questi incontri velocemente, dai. Allora, mai visto Star Wars? Secondo me Star Wars è da vedere. Se piace il genere, diciamo. Se non piace il genere, non vi piace neanche Star Wars, evidentemente. Almeno loro si può sparare. Però dico una cosa anche un po' pesantina su Star Wars. La prima trilogia è bella, ma è bella perché è un classico. Ma è anche vero che era bella in quegli anni. Cioè, rivista adesso, noti un po' di mancanze. Comunque sono film molto veloci anche. I might die in a cave. Okay. Don't you want to know why? Because Haas is in the cave. Yeah, close enough. C'è gente. Allora, se non avete mai visto Star Wars e volete avvicinarvi, dato che la seconda trilogia sono prequel, potrebbe essere carino farsi
la maratona, tra virgolette, partendo dai prequel. Quindi episodio 1, 2, 3, che sono il quarto, il quinto e il sesto film in ordine di uscita. Recupera la perla di Drago Krait, rubata. Bisogna capire dov'è sta perla, però. Tutta sta gente la possiamo evitare in qualche modo? Non si sa come, ma sì. Ah, però qua sono in due. Fai così, distraili là. Dex, need a distraction. What is that thing? Non ti girare. No, dai, ma li supero, mi vedono tutti alla fine. Ma che cazzo vuol dire? Molto male. Poi non è neanche di qua che devo andare, mi sa. No, non cadere qui o muori. Ecco. Siamo morti lo stesso. Mi sa che li devo abbattere tutti per sicurezza. Andy 5, I might die in a cave. Okay. Don't you want to know why? Because Hoss is in the cave. Yeah, close enough. Vediamo qual è l'approccio migliore questa volta. Merda. Sai che facciamo? Corri all'ingresso, va. Poi sappiamo che tutti arriveranno da una sola direzione, almeno. Ma se sono dietro il riparo, come cazzo fa a colpirmi lo stesso il cecchino? Madonna. Prendi il blaster! No, il lanciagranate! Quel cazzo che è! Prendilo! Curati! Prendilo! Spara! 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 Madonna! Prendi questo! Curati! Scappa! Giù! No! No! Oddio! Esci! Aspetta! Aspetta! Vai! 1, 2, 3, 4. No, 4 non si può fare. Spara lì. Ottimo. Prendi il fucile. Tira su tutto. Olè, fatto. It's over. Quindi li abbiamo uccisi tutti? Ah, ma io dovevo passare di qua. Ciao, come cazzo facevo stealth? Vai. Ah, il fucile prendilo. Ma lì c'è altra gente. You getting the pearl? Yes. What? No, che non posso prenderlo. It's pretty.
gotta kill a crate dragon to get one, which is no easy task. They tend to be worth a lot of money, but I mean, I'm worth more. You're used to people walking out on you, huh? No, no. Just seeing if a rookie needs a hand. And, the Tuscans are weighing their options over here. What'd you say your name was again? Kay. Vess. Just tell them I'm working on it. You got it, Kay Vess. See you soon. Ovviamente ci sarà un sacco di altra gente. Attiva detonazione, vai un po'. È lontanissimo, però se si può fare. No, ci è arrivato davvero. Non è morto nessuno. Recupera. Attiva detonazione anche lì, vai. Ah, that must be it. No problem. Cosa? 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 Che cazzo è successo? Deve essere quello. Zoom nella roccia. Mi fai anche scoprire. Ma stiamo scherzando? Un droide. Complimenti per l'uso delle coperture. Mamma mia, che banda di stupidi. Aia. No, mi sa che il robot a pugni no, eh. Come cazzo lo rompo sto robot? Ma che combattimento è? Ma che è? Che è successo? Ma perché? Allora, Ubisoft. Ma porca puttana. Ma con tutti i soldi che avete, ma trovate i programmatori che non fanno sti bug. Ma è possibile che le software house più piccole non li fanno sti errori? Ma che cazzo? Beh, il robot è una roba proprio fuori di testa. Che schifo sto coso. Dai, recuperiamo ste palle di drago e togliamoci dalle palle, va. Se non mi vede nessuno, godo. Dai, su! Dai! Cosa stai facendo? Cammina, fai qualcosa! Giù. All quiet here. Muoviti. Gli ha tirato un pugno in culo, ragazzi. Gli ha tirato letteralmente un pugno in culo. Non ho parole. Hoss, tell your friends I got their pearl back. Will do, partner. Hey, we'll meet you near the cave. Should be a back exit. Come c'è un'uscita di sicurezza?
Un'altra via d'uscita dalla grotta. Che vuol dire? Ragazzi, io quasi quasi... Almeno il robot ce lo siamo levati. No, non aprirlo ora. Ah, dai, ok, non era senza codice, va bene. Scappa, scappa, corri! Credo ci sia solamente una tizia rimasta. Tanto vale fancularla così. Godo. Easy. Easy, che ci vuole? Un gioco da ragazzi. Anche perché è questa l'uscita, mi sa. Vabbè, era facile arrivarci in realtà. Potevo anche non ucciderli tutti. Finita la musica? Quindi finiti i nemici? Sì. Madonna, tutta la notte ho aspettato. So, you're actually alive. Dai. Adesso dice: "Haha, ti abbiamo imbrogliato, in realtà siamo tutti d'accordo, stronza." We good? She says I can go as long as you pay my tab. Ma. Your tab? Yeah, at the cantina. Tell her I don't want you anymore. Worth a shot. All right. Meet me at Docking Bay 94 in Mos Eisley, and we'll get off this rock. You don't want to know what the job is? You're paying, I'm in. Easy. Ah, va bene. See you there, kid. Quindi ce l'abbiamo. Lui è con noi ed è nostri. Missione compiuta e a sto punto mappa. Mappozzona. Vuoi andare qui? Ah, questa è una città gigante. Attenzione. I'm going through the ship inventory and I found something you could use. Come to me. All right. You know, Kay, it occurred to me the odds of you getting into Sam's vault are 10,807 to 1. Why would you attempt that? What do you think? No one was gonna make life easier for me and Nyx. Dove che devo andare? Take what you want. And what is that? I want to not end up like Hawks. Look, you get it. The galaxy is rigged against people like us. The only way to survive is to be willing to help. Risk everything. We're being hit by so your plan is to run forever? No. I don't know. It's better than dying, right? I see. Tatooine seems like a rough planet, Indy 5. You haven't seen how rough until you get to the spaceport. L'obiettivo non è quello. Aspetta un po', va. No, infatti. Here it's there with the last you dead.
Sì, è partita una missione secondaria, ma non aiuteremo assolutamente nessuno. Well, you can ask around the cantina. The bartender might be able to make an introduction. Un sandcrawler? Pirate gunslingers, huh? Maybe they could teach me a trick or two. Looks like a giant trading caravan. Sì. Figo. Si potrà entrare. Alvin? No, non si può entrare. Posso comprare cose. Tipo... Cos'è? Ma è un vestito da hostess? Ma che è? Vabbè, tieniti tutto. Hang on tight. Aspetta, com'è che ci entro qui? Da questa parte? Sono un po' confuso. Va bene, va bene. Ho capito. Andiamo a piedi. Questo gioco, beh, ambientato nel futuro, si intende... Si stanno allenando? Oddio, che bello! Hanno fatto il meme, si allenano a colpire le bottiglie e non le prendo. Così si fa, stronzi. Non reagiscono. Vabbè. Dicevo, sì, ovviamente è ambientato in un futuro lontanissimo. In una galassia lontana, 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 comunque... Cioè, in realtà non è detto che sia il futuro, è una galassia lontana. Mentre all'interno della trama è ambientato tra l'episodio 5 e 6, mi sembra. Conviene riporla la pistola comunque. Huge and cute. In quale fottuto hangar è atterrato il nostro amico? Guess we're on foot next. Ok, siamo effettivamente dentro ora. Beh, interessante la città. C'è vita. La mia nave è qui? Hangar 94, sarà questo. C'è un minigame? Wanna see me go for the high score? Cosa devo fare? Ok, stavo sbagliando i comandi. Ciao. Ma non finisce più.
finisce più. Bello però. Ricorda quei giochini di Telegram. Ma io dove cazzo sto andando? Ma è qui la mia nave? Mi sa di sì, spero. Ole, eccoci. Eccoti. You're back. Hey, Andy. All right. What have you got for me? These are module parts compatible with your blaster. Your VM-19 is crude, but highly customizable. It's not crude. It's vintage. Once installed, this conductor will let you release a powerful explosive bolt. You can use the workbench to build the module. Ok. Moduli. Potenza. Configurazione standard per modulo ad alta potenza. Si carica prima di emettere un colpo energetico che esplode all'impatto. Ok. Figo. Oh, it fits. Let's just hope it works. If it doesn't, it'll be due to your inexperience and lack of tactical. Yeah, yeah, I get it. I've scouted some locations where you'll find the module useful. Thanks for the heads up. I'm gonna go see if Haas is here yet. Ecco, Haas, dove sei? You've got some items that have arrived for UK. Understood. Sì, non cagarmi il cazzo. Not here. Of course he's gonna make me wait. Cosa vuol dire che non è ancora arrivato? Dai vestiti che hai mi ricorda tanto Han Solo. Questi sono i vestiti ispirati ad Han Solo, infatti. L'abbiamo fatta personalizzata così apposta. Posso accarezzare anche sto bestione? Madonna. Che ansia. Sembra un dinosauro. Ok, quindi cioè il tizio arriverà qui, ma non è ancora arrivato. Quindi io che diamine devo fare intanto, scusami. Vado a cercare gli altri. Aspetta Haas. Devo giocare ad aspettare. Bello. Ah, torniamo un attimo indietro. Ci dovrebbe essere la missione principale da qualche parte. Di qua. Forse possiamo far passare il tempo. Devo sedermi qui? Bello. Oh, come on. Where is this guy? Haas, you coming? Huh? Oh, yeah, just finishing up some business at the canteen. Sta facendo casino. Be there later. Oh, I'll go check. Sta palesemente facendo casino il pirla. Ok, aspetta. Dobbiamo uscire da qui. Alcune location come queste sono davvero ben fatte, però. Hey, there's some syndicate been asking around here about some death mark they're chasing. You mean Zarek Besh? Yeah. I wish whoever it is would just turn themselves in. Mm. Get those. This Haas guy better be worth all this. So
stanno parlando di noi. Cioè, la cosa più bella sono i robottini e le creature, comunque. Quelli sono fatti bene. Poi, vabbè, le persone a caso, i popolani, sono quelli un po' più generici, diciamo. Sabak, Haas, we have work to do. Who's a loser now? The legendary Haas, as always. Now pay up. Don't have it. Yeah. Easy. Is that yours? It's dressed up, want bread? Hey, no. What the hell are you doing? It's yours. Ow! Let go of me! Ma così catturati. You don't touch anything. This whole place is rigged. You watch and you learn. Uh-huh. È un ricordo. The rich pay a fortune for exotic pets they can show off or eat. Hey, little one. Where are you headed? Non toccare niente, ovviamente. You're welcome. Now go. Run free. Almost there. Wish I could slice like you. If you just focused, you... Ecco. What is happening? Sopicita! No! Go! What about you? You want both of us killed? Go! Non dirmi che ha fatto ammazzare la madre per sta cosa. Wrong, no, with okay. You let your feelings get in the way of the score. Have you learned nothing? Look at me. I'm keeping him. Hey, she's up. So when do we get the hell out of here? Huh? Che cazzo è successo? Where is he? All this over that stupid little path. All right. I guess it's been sold to Jabba. But you'll never get... Cazzatissimo. Lo stanno vendendo a Jabba. I'm coming next. Non mi aspettavo. Ah, irrompi nel palazzo di Jabba. Tell me where Jabba's palace is. Now. Okay. Sending you coordinates. Did you find Haas? Forget Haas. He lost Nix. I'm getting him back. From Jabba the Hutt. Yes. You've never met Jabba. I don't care. I've had dealings with him before. He is extremely dangerous, Kay. I said I don't care. Nix is family. You wouldn't get it. I see. There's a back entrance to Jabba's palace near Mos Eisley. It'll at least give you a chance. But Kay... It's risky. I get it. Cioè, proprio è rimasta male, cazzarola, eh? Ok. Sarebbe stata una missione standard se fosse finita così.
Quindi ci sta che ci sia questo colpo di scena. Però purtroppo non possiamo risolverlo ora, temo, perché si è fatta una certa e secondo me durerà ancora un pochetto sta cosa. Però dobbiamo andare da Jabba the Hutt. Vedremo. Continueremo la prossima volta e vedremo che cosa succederà. Intanto la live, ragazzi, finisce. Mi fa piacere che comunque... Che senso rientra nell'area della missione? Aspetta un attimo. Beh, scusa, il palazzo è a 1,4 km, cosa vuoi? No, fatemi capire un attimo sta cosa. Vuole per forza farmi passare da qui? Ci sarà un motivo in particolare? Non sembra. Oh, please be okay, buddy. I can't lose you. Ok. Dobbiamo fermarci. Lo so che ci fermiamo sul più bello, perché stiamo per irrompere da Jabba the Hutt, che è uno, è un personaggio molto cazzuto della saga e molto famoso. Ma dobbiamo fermarci qui. Quindi mi fa piacere che vi stia un po' prendendo il gioco. Comunque, dato che la serie ormai l'abbiamo iniziata, vorrei portarla fino in fondo. A che percentuali siamo? Siamo... Dov'è che me lo dici? Siamo al 40... Al 47%? Il 47%? Forse finita questa quest saremo al 50%. A metà. Io sto facendo solamente la storia principale. Però ragazzi, allora, se avete seguito XL, vedete che mi piace anche approfondire i giochi. Però io conosco Ubisoft. Le missioni secondarie saranno... pallosissime, ok? Secondo me a questo punto il gioco è cerca i tizi per la crew, quindi questo stronzo, gli altri due che ci mancano, e poi il colpo condito con imprevisti, colpi di scena, post finale. Cioè, però potrebbe essere, cioè, abbiamo il disegno, diciamo, della trama generale. Però ci fermiamo qui, continueremo presto, spero, e per adesso però è tutto. Domani non c'è la live che è giovedì, ci rivediamo quindi venerdì sera. Buonanotte a tutti, a venerdì.